Nigel Farage non ha usato mezzi termini nei confronti del monello principe Harry dopo che Re Carlo si è rifiutato di incontrare suo figlio. Nigel Farage ha lanciato un brutale attacco in tre parole al principe Harry dopo che Re Carlo ha snobbato il reale in esilio questo pomeriggio. Il duca di Sussex oggi era alla cattedrale di St. Paul per celebrare il 10° anniversario degli Invictus Games ed è stato visto mentre salutava allegramente le telecamere. Ma il principe Harry ha rivelato che suo padre è troppo occupato per incontrarlo mentre è di nuovo nel Regno Unito questa settimana, anche se i due sono a poche miglia di distanza oggi, 8 maggio. Ciò ha scatenato una risposta furiosa da parte di Nigel Farage che ha detto che il re ha lanciato un pennarello al principe Harry per dirgli che non è il benvenuto. Nigel Farage ha twittato il suo attacco in tre parole, definendo il principe Harry un piccolo monello traditore. Durante un'intervista a Sky News Australia, Farage ha ampliato, aggiungendo, «Il principe Harry è oggi alla cattedrale di St. Paul, sono i 10 anni dei giochi Invictus, e il re aprirà Buckingham Palace per migliaia di persone questo pomeriggio che andranno ad uno delle feste nel giardino reale che devo dirti sono pomeriggi meravigliosi e il re non può incontrare suo figlio perché ha problemi di programmazione». Bene, ti dirò una cosa. Questo è il re che mette giù il segnale pubblico più fermo che abbiamo mai visto. Non sei il benvenuto, piccolo moccioso traditore. Il conduttore televisivo Paul Murray ha poi aggiunto i suoi 2 centesimi australiani, aggiungendo, oggi c'è una finestra se vuoi, ma papà dice, abbastanza correttamente, no, perché so cosa farai con queste informazioni, so cosa farai avranno a che fare con Essano, occhi larghi, e tutto il resto. Giusto, sappiamo tutti cosa farà.